Senatore Mirabelli, la campagna per il sì a Milano, un appuntamento e un rilancio importante. Senta, prima di entrare nel merito, non le sembra che si stiano alzando troppo i toni? Stiamo un po' incattivendo questo confronto che rischia di lacerare anche e soprattutto la sinistra? Guardi, io credo che noi abbiamo bisogno di spiegare agli italiani su che cosa si va a votare. E credo che si debba stare sul merito della riforma. Lo sforzo che stiamo facendo è questo: stare sul merito della riforma, spiegare il merito della riforma a chi poi dovrà andare a votare. D'altra parte, il merito della riforma è chiarito nel quesito su cui gli italiani si esprimeranno con un sì o con un no. Sono d'accordo con lei, c'è una parte di questo paese che sul merito non si vuole confrontare e che preferisce trasformare questo referendum in un'altra cosa, un referendum pro o contro il governo, un referendum sullo stato del paese. Io credo che sia sbagliato, sia scorretto ingannare gli elettori. In realtà si vota su una cosa sola, si vota su questa riforma costituzionale. Noi d'ora in avanti continueremo solo a spiegare il merito. Quindi anche agli elettori di centrodestra che magari sono indecisi, ricordare loro, come ha fatto il presidente Renzi, attirando anche qualche polemica in questo senso, sulla coerenza rispetto a scelte che erano state fatte nel passato in materia costituzionale, le sembra una buona strada? No, ma sicuramente lo faremo con tutti i cittadini italiani, con gli elettori di centrodestra, con gli elettori del Movimento 5 Stelle, a cui spiegheremo che alcuni dei loro argomenti, alcune delle ragioni per cui hanno manifestato una contrarietà a questa politica e hanno protestato contro istituzioni che non funzionano, che sono troppo costose, sono risolti da questo referendum. Temi come la riduzione del numero dei parlamentari, la riduzione dei costi della politica, leggi che funzionano meglio, strumenti di partecipazione più adeguati, introduciamo il referendum propositivo, sono tutti argomenti che credo abbiano un forte valore sia per chi sta nel centrodestra, sia per chi ha votato Movimento 5 Stelle, e penso che i cittadini dovranno votare sul quesito. Come si immagina il confronto nel Partito Democratico il 5 di dicembre? Io credo che il Partito Democratico sta ancora discutendo. La stragrande maggioranza del Partito Democratico si è impegnata in questi anni a fare la riforma costituzionale e oggi è impegnato a sostenere il sì. Altri stanno manifestando alcune preoccupazioni rispetto a quello che loro chiamano il combinato disposto con la legge elettorale. Stiamo cercando di risolverlo, sicuramente abbiamo avuto già un passo avanti in direzione, perché la scelta che ha fatto Matteo Renzi di fare propria la proposta di legge di alcuni che prevede che ci siano i cittadini a indicare ai consigli regionali chi eleggere al Senato votando con una scheda apposita durante le elezioni regionali anche i senatori, credo che sia un dato che viene incontro ad alcune delle richieste che erano state fatte.